Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndroLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Sicuramente non ve lo aspettavate, dato che nella nuova programmazione non ho inserito né Puni Puni né Inazuma Eleven Go Galaxy, ma tranquilli, questo tipo di video continueranno ad arrivare insieme alla programmazione standard. Quindi, non perdiamo altro tempo, tuffiamoci subito nel nuovo evento che è uscito già da qualche giorno, quindi insomma è tempo di coverarlo. Questo è Punikami o Punishin, dovrebbe essere Punishin, comunque sia, è il Puni, è il Re Puni, il dio dei Puni praticamente. E c'è una specie di Budokai, non è proprio Budokai, è un torneo comunque sia. E abbiamo diversi yokai nuovi, sembra da trovare. È Yandori, quindi mettiamo questo qui, questo arancione, che è meglio. E già ho capito che tipo di missione andremo a fare, oramai è sempre così, proprio oramai vado in automatico, vado. Prima però di andare a vedere le missioni, ovviamente le quest dell'evento, ci sono sempre nuove quest dell'evento. Oh, molto interessante. Allora, primo, iniziamo subito con gioca l'attacco al punteggio. Vabbè, completa il torneo 3 volte. Sì, completa il torneo 5 volte. Completa il torneo 10 volte e completa 15 volte il torneo. Sembra facile dal punto di vista pratico. Sembra molto facile, quindi completa 15 volte il torneo. Io una volta l'ho completato per 40 volte, mi sembra, per prendere qualche punto quando giocavo assiduamente. C'erano i Budokai, gli avevi i tornei Budokai e li completavo, ok. Quindi 15 volte mi sembra piuttosto accessibile, ma andiamo a vedere ora quindi le missioni. Che secondo me lì davvero ci sarà qualcosa di più corposo. E c'è anche la Nyambo Coin, dannatissima Nyambo Coin, io ti odio e tu devi sprofondare negli abissi marini per tutta la vita. Allora, ok, questa qua è sempre la stessa solfa. Sconfiggi Vela Nera che si trova al Monte Selva Oscura. E va bene, manda gli spiriti a 30 amici. O manda 30 spiriti in generale, mo, proprio a 30 amici no, però in generale 30 mandane. Fai un punteggio di 300.000 all'attacco al punteggio, scoppia 4.000 puni, vai in Fever Time 65 volte, perché 65? E una volta fatto avrete la Nyambo. E mo iniziamo qua. Allora, qui si parla di vittorie consecutive. Ok, quindi se perdete dovete ricominciare. Almeno qui dice consecutive. Poi, se il gioco dice consecutive perché gli piace di così, non lo so. Comunque sia, dice 10 vittorie consecutive, 20 vittorie consecutive al torneo, 30 vittorie consecutive, 50 vittorie consecutive, 100 vittorie consecutive. Riceviamo la Kachikachi Yokai Coin. Kachikachi. Ora, attenzione. Allora, qui quando andate in missione con Yandori, con Uccelladro, per rubare all'avversario, dovete sia sfidarlo sia vincere. E purtroppo, quindi, se non vincete, non potete neanche prendere la ricompensa. Quindi, vi faccio anche vedere come funziona. Bene, andate a rubare una volta, 3 volte, 5 volte, 7 volte, 10 volte e 15 volte, 20 volte. Oh, allora, se voi rubate e vincete un massimo di 20 volte, potrete ricevere un segreti delle abilità. Un libro delle abilità. Ora, queste altre missioni qui cosa sono? Quando arriverete al torneo ad affrontare il boss appunto della fabbrica, Punishin. In realtà il boss non è Punishin, ma è un altro boss. Io per sbaglio l'ho chiamato Punishin, ma in realtà il guardiano della fabbrica, il proprietario, è un vecchietto che appunto combatte contro di voi come se fosse uno yokai. Poi comunque sia nel video lo faccio vedere. Ah sì, ci perdo malamente. Quando arrivate appunto ad affrontare il boss, perché lo riconoscete comunque sia, sapete anche qual è, se non lo sapete ve lo faccio anche vedere. Se fate 20 combo contro di lui, ovviamente vincendo, riceverete una moneta verde G. Se invece rimanete vincendo, ovviamente, con il 40% dei punti salute, una moneta Puni Puni. Ma, insomma. E se vincete facendogli inoltre un singolo danno di 3.000 punti riceverete un segreti dell'anima grande. Però, come si fa a rubare? Per andare a rubare è una cosa molto semplice. Basterà andare sulla cesta del tesoro.
scegliere appunto una di queste tre opzioni. Io ho solo la prima abilitata perché appunto ho appena iniziato l'evento. Come vedete non ho nulla di completo, si possono completare o facendo le sfide appunto al torneo oppure andandole a rubare. Io però ho 0 biglietti per andare a rubare. A questo punto come funziona? Se comprate i biglietti o se li vincete al torneo, scegliete uno di questi personaggi tra quelli disponibili, che cambiano a seconda di quale scegliete. Vi chiederà: volete usare un biglietto per andare ad affrontare questa persona? Metteteli sì e andate ad affrontare. Se vincete la battaglia contro il suo team di yokai, avrete rubato da lui. Avrete rubato ovviamente un frammento giallo e in base al colore riceverete il frammento di quel colore. Vai, squadra di oscuri, e spaventa tutti. Proviamoci. Non ho Punishin o Punikami, come cavolo si chiama, in squadra, che è di rango Z. Quindi, buono, andiamo ad affrontare sto tizio. Il direttore della fabbrica, col baffo, ovviamente, se no non può essere direttore. Mi aprirà in due, ne sono sicuro. Madonna. Non è che mi apri in due, mi chiude pure, mi chiude. No, per questo tipo di yokai ci vogliono yokai pure tosti, ragazzi. Non basta avere due yokai così messi a caso. E niente, finisce qui l'episodio di oggi di Puni Puni. Insomma, evento piuttosto singolare, dato che c'è il torneo, quindi non ci sono missioni di chissà di quale importanza. Sconfiggi questo yokai, sconfiggi l'altro, arriva in questo livello segreto, no. Devi solo fare delle missioni lineari, insomma, piuttosto facili, ruba qua, ruba là e appunto sconfiggi il boss della fabbrica, che poi mi sono sbagliato, non è Punishin ma è il vecchiaccio, sconfiggilo insomma con 40 punti salute, 3000 punti danno e scoppia e facendo 20 combo, insomma, oramai lo so a memoria. Allora, andiamo da Kuji, questo video termina qui, io spero che vi sia piaciuto, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che verranno pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, bye bye!